Ciao a tutti, ciao, come state? Sono Mario Di Stefano, Commissione Affari Esteri e Comunitari, e la prima cosa che voglio dirvi è grazie. Grazie perché siete qui da oggi pomeriggio con la pioggia, con le intemperie, ma noi abbiamo una grande battaglia da fare insieme, voi l'avete capito perfettamente. Io vorrei però tornare un po' indietro. Voi ve lo ricordate, noi non volevamo fare politica, ve lo ricordate o no? Perché quando noi abbiamo iniziato, noi eravamo sempre i cittadini che chiedevamo alle istituzioni di fare una cosa buona per noi. Vi abbiamo chiesto la prima volta, non so se ve lo ricordate, abbiamo raccolto le firme per chiedere una cosa ovvia. Noi vogliamo un Parlamento senza condannati. Abbiamo raccolto 350.000 firme per farlo. Le abbiamo portate al Senato. E noi quest'anno la prima cosa che abbiamo fatto è andare a controllare dove fossero finite quelle firme, ed erano lì. Gli mettono l'antimuffo ogni anno e lasciano morire insieme ai nostri sogni. E allora abbiamo capito, quel giorno abbiamo capito, che la politica è una cosa per persone che hanno la volontà di farla bene. E se noi non ci occupiamo la politica, di politica, la politica si occuperà di noi e lo farà male. E allora abbiamo capito in quell'occasione che se le istituzioni non si occupano dei cittadini, i cittadini devono diventare Stato e istituzioni per riprendersele e occuparsi dei loro diritti. E allora abbiamo iniziato col Movimento 5 Stelle. Io ho avuto la fortuna di essere lì al Teatro Smeraldo il 4 ottobre 2009. Quel giorno non abbiamo fatto nulla di particolare, abbiamo deciso tutti insieme di prenderci un sogno e di portarlo avanti. E abbiamo iniziato a fare banchetti, a occuparci di politica, degli affari dei cittadini. In questa piazza tutti noi abbiamo fatto centinaia di banchetti, centinaia. Abbiamo parlato con le persone e io in questa piazza tantissime volte mi sono sentito dire ma dove vai, appresso a un comico, non farete mai nulla di buono. Bene, quel comico, quel grande uomo, si chiama Beppe Grillo e ha permesso che nascesse la più grande e bella e democratica comunità che esista al mondo e noi ne facciamo parte, ringraziatevi. E allora, quella comunità si chiama Movimento 5 Stelle e ha permesso a 150 cittadini comuni di entrare nelle istituzioni e occuparsi della loro vita. Questo è la differenza tra noi e loro. La differenza tra noi e loro è che loro candidano gente come Genovese, loro fanno affari con Tangentari, come Greganti e Frigerio, loro sono garantiti da un Presidente della Repubblica che non va a testimoniare per la trattativa Stato-mafia. Noi no! E allora questo dovrebbe farvi capire una cosa. Dovrebbe farvi capire che noi abbiamo già vinto. Noi abbiamo vinto perché abbiamo portato nelle istituzioni due concetti che non c'erano più. Abbiamo riportato dentro la coerenza e l'onestà e li stiamo costringendo a inseguirci. Se non fosse per il nostro esempio, tante cose non si sarebbero fatte quest'anno. L'Ebetino di Firenze va in giro a dire che noi sappiamo solo salire sui tetti. Se non fossimo saliti sui tetti, vi giuro, anche con un po' di paura, perché non sapevamo cosa sarebbe successo. Se non fossimo saliti sui tetti, oggi avrebbero distrutto la nostra Costituzione. E allora probabilmente non servono gli scienziati, non servono i tecnocrati, serve la normalità. E noi siamo una testimonianza che i cittadini normali possono cambiare il paese, perché i cittadini normali conoscono i problemi del paese. Loro, quella gente, i tecnocrati, quelli non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita. Capite che chi non ha mai lavorato non può conoscere i problemi di chi ogni giorno cerca lavoro. E allora, io tempo fa, non tanto in realtà, ho letto un libro del 1500 addirittura, un libro di Étienne de la Boétie. Questo libro dice che l'uomo nasce libero ma preferisce vivere schiavo, ed è vero, perché vivere schiavo è molto più semplice. Non dobbiamo pensare al domani, non dobbiamo mai lottare, non dobbiamo mai alzare la testa, ci basta il tozzo di pane ogni giorno e andiamo avanti. Ma questa è l'arma del potere, questa è l'arma di chi vuole comandarci schiacciandoci, perché se siamo schiacciati non abbiamo mai la voglia, la possibilità di alzare la testa e cercare il nostro futuro davvero. E allora dobbiamo fare un passo tutti insieme. Noi dobbiamo capire che se qua ci fosse una passerella enorme, io sarei da solo qui a parlare, ma voi siete tutti insieme da quella parte. Se voi tutti vi spostaste in una volta, io crollerei giù. Allora noi cittadini dobbiamo fare come faceva Willy il Coyote. Dobbiamo guardare giù e renderci conto che c'è un precipizio sotto il politico. Se ci spostiamo tutti, lui va giù. Ma dobbiamo farlo tutti insieme, con coraggio e con forza. Dobbiamo renderci conto
Se abbiamo davvero la forza per cambiare il paese, ma non l'abbiamo mai fatto fino ad oggi perché non abbiamo mai guardato verso il basso. Allora anche in Europa andremo a fare questo. Noi andremo a ripristinare quel concetto di comunità che è il cappello dei nostri 7 punti. Una comunità. Comunità era l'origine della comunità europea che poi è diventata unione. Cosa vuol dire comunità? Comunità vuol dire 500 milioni di europei che vivono sotto stessi diritti, doveri, ma soprattutto hanno pari dignità e opportunità di lavoro. Ma io chiedo a voi se pensate ad avere pari opportunità di un tedesco. Chiedo a voi se pensate ad avere pari diritti di un francese. No! Perché? Perché non è più una comunità, è un'unione economica e finanziaria. L'hanno creata Berlusconi, Monti, Letta, Bersani e ora Renzi. Allora noi vogliamo che la comunità torni a essere comunità. E andremo lì a dire o i cittadini torneranno al centro delle nostre scelte o l'Italia se ne andrà da questa comunità che non è più una comunità e farete a meno di noi, ma sapete che c'è? Questa comunità è ancora totalmente dipendente dall'Italia perché è il terzo paese finanziatore e quindi prima di lasciarci andare, sapendo che crollerebbe tutto, faranno i conti con noi e quella volta saremo lì a dire, signori cari, l'Italia è testa, come dice il suo inno, e i cittadini italiani sono al centro delle istituzioni. Allora questa è una battaglia vera, è una battaglia di cittadini contro il potere marcio. E io vi chiedo davvero di impazzire, ci mancano 3 giorni alle europee, 3 giorni. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, il nostro tempo, perché ora siamo anche banalmente anche pagati per farlo. Io lo capisco, voi ci mettete il vostro tempo libero, lo so. Anche noi potremmo riposare, non riposo da un anno, santi Dio. E allora vi chiedo di metterci tutti quanti un po' di impegno in 3 giorni, parlare con tutti, avete tutti a casa un PD, un indeciso, un astensionista. Sono sicuro, è una piaga che hanno tutte le famiglie. Allora metteteci tutti quanti un po' di impegno e in questi 3 giorni impazzite, fate qualcosa per fare capire a questa gente che insieme si può davvero cambiare. Io vi lascio con una storia che racconto sempre. Non la volete sentire più probabilmente, ma ve la voglio raccontare. La foresta prende fuoco e il leone impaurito va fuori alla foresta per la paura, scappa dalle fiamme. Incontra un colibrì piccolo che va in direzione opposta, con una goccia d'acqua nel becco. Il leone lo guarda e dice: dove vai con questa goccia? Sei così piccolo, morirai. Il colibrì lo guarda e dice: io vado a fare la mia parte, tu? E allora che ognuno di noi possa essere un colibrì. E voi, davvero, voi la libertà e il cambiamento, se lo faremo tutti insieme, se lo facciamo tutti insieme, io vi assicuro che noi il 25 maggio faremo sentire un boom che non hanno mai sentito nella loro vita e andremo in Europa per cambiare l'Italia e vi assicuro che vinciamo noi! Grazie a tutti. È arrivato una persona che probabilmente qualcuno di voi conosce. È la persona che ha permesso che tutto questo fosse possibile. Fate montare un po' di carica. Mi chiedono di aprire l'audio del DJ, per favore.